Ok, ora il video può iniziare. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale. Amici miei, scusate l'intro schifosa, lo posso immaginare, ho sputato per finta, ma dato che il video tratta del muco glorioso, mi sembrava giusto fare una cosa di questo genere. Amici miei, siamo qui quest'oggi perché mentre tutti portano deck top tier, mentre tutti rankano con deck incredibili, no, Polly no, Polly deve rovinare cazzo il suo rank perenne portandovi ragazzi il Treant Druid. Ma non è un Treant Druid normale ragazzi, è un Treant Druid con chiaramente al suo interno la spell leggendaria di Blob, quindi il muco glorioso, e anche chiaramente ragazzi tutte le carte treantose che esistono, avendo chiaramente una buona base del classico aggro token druid. Prima di iniziare ragazzi vi devo dire due cose. La prima è lasciate un bel like tattico, mannaggia, sapete che mi supporta tanto in questi giorni, come ho già detto mi state supportando sempre di più. Vi invito ragazzi a lasciare un bel like, un commento, una condivisione, un'iscrizione al canale. Per voi non è niente, basta un click, per me invece è molto più che un click, anzi mi supporta veramente tanto, quindi grazie mille ragazzi a tutti per il supporto anticipato. E chiaramente anche se mi volete mandare dei soldi, come sapete è sempre ben accetto, la Lambo non si paga da sola. Seconda cosa ragazzi miei, vi ricordo che sabato pomeriggio ci sarà il mio primo torneo dei sub degli abbonati di Twitch. Vi ricordo ragazzi che per appunto il torneo inizia il pomeriggio e nella vostra casella mail dovreste già avere quello che è l'invito per il torneo. Se non l'avete ragazzi non preoccupatevi, nei prossimi giorni ne manderò altri. E se proprio venerdì sabato mattina vi trovate senza l'invito, contattatemi in privato che ve lo mando. Vi ricordo ragazzi che per partecipare al torneo, la quale sorpresa è la quale, per il quale premio è una super sorpresa che saprà solo il vincitore e poi man mano che le cose vanno avanti lo saprete chiaramente anche tutti, che dovete essere abbonati al canale Twitch. Vi faccio al volo vedere come si fa ragazzi per abbonarsi al canale Twitch. Come vedete basta che andate ragazzi sulla mia pagina, alla mia schermata di Twitch, in alto c'è scritto abbonati, scegli la metodologia di pagamento. Ricordo a tutti, perché in questi giorni molti l'hanno fatto, che se premete iscriviti senza costi gratuiti aggiuntivi, va bene, ve lo concedo, potete sabbare gratis se i vostri parenti, amici, cugini hanno Amazon Prime, è completamente gratis, basta che gli chiedete nome e password, loggate, potete fare il sub ed è gratis ogni volta che lo volete fare. E che avete una serie di vantaggi, cioè il gruppo Telegram dei sub, la richiesta d'amicizia su Battle.net, una valanga di emote e la possibilità anche per appunto di fare tornei, giveaway, insomma ragazzi fate voi se farlo, a me supporta tantissimo. Vi ricordo chiaramente se fate il sub di dirmelo poi live su Twitch, così vi posso ringraziare, perché mi sembra giusto che se mi dedicate un mese di Prime come minimo vi ringrazio. Detto questo ragazzi mi scuso per il sell out dovuto, ma in questi giorni stiamo facendo dei numeri incredibili ragazzi, quindi volevo ringraziare tutti e fare arrivare più gente possibile a questo fantomatico torneo torneo dei sub per appunto di sabato. Vi auguro ragazzi una buona visione, mi raccomando non sgnaroccatevi addosso pensando per appunto al muco glorioso del signor Bloop. Andiamo! Allora signori miei, primo game. Nel frattempo vi faccio notare da lontano quanto è bella la maglietta dell'Orda e vi ricordo inoltre che i sub al canaro di Twitch con la procedura XYZ possono per appunto avere le moto dell'Orda. Se siete alleanza ragazzi va bene, magari vi farò anche quell'alleanza. Mai bugia è stata più detta per acquisire dei sub gratuiti, dei sub con senza acquisti gratuiti con Amazon Prime. In ogni caso ragazzi va bene, siamo contro Hunter. Il problema di Hunter è una carta sola. Sì, diciamo una carta sola, ovvero l'Explosive Trap. Perché se sarà Explosive Trap contro una board tipo generata da Wisp o Treant o quel che volete, chiaramente è un problema. È un problema perché ovviamente io attacco, magari gioco di Savage Aurora e esplodo. Nel frattempo il mio avversario ha una decisione difficilissima turno 1 nel fare tracking e nel decidere che carta prendere. Ora io magari amico mio non sono della tua parte, ma a meno che quelle non siano tipo Rexar Decay, Rock Delar e che cazzo ne so di un'altra spell, io dubito amico mio che la decisione sia ardua. E infatti l'avversario sembra andare a miccia e prendere una carta completamente a caso. Questa cosa a noi da già diciamo, boh, non so, dovrebbe far piacere presumo, ma in realtà l'unica cosa che mi dico è bestemmio, perché amico mio o hai voluto provare nel capire cosa succede con tracking vuoto e vabbè ha pescato una carta completamente a caso, o per appunto la sua idea era quella di dire vabbè passo il turno tanto qualsiasi carta prendo va bene, facciamo decidere al destino. Vabbè non commentiamo, non cerchiamo giustificazioni ragazzi, non ne voglio assolutamente sapere. Due turni di Hero Power, questo ci fa molto piacere perché vuol dire che non ha settato o settabile una come cazzo si chiama, avete capito cosa? Fare Soul of the Forest ora no raga, non mi piace mai, cioè sarebbe mega greedy come cosa, molto greedy. Potrei farla il turno dopo andare a buffarla, però è vero che questo turno vado anche sotto dal leash, quindi preferisco farla il turno dopo tutto insieme, quindi Boschi Fatui più Coin Power of the Wild,
e poi alla peggio decidere cosa succederà. Se lui mi fa il terzo turno di Raw Power, bestemmio, amico mio, bestemmio per te. E questo per appunto è già il primo problema. È già il primo problema perché se dovesse essere per appunto Tonio e Cartonio e gli amici immaginari, non è una cosa bella. Non è neanche una cosa bella il fatto che comunque in mano abbiamo l'anima della foresta. Probabilmente io andrò a fare sì Boschi Fatui, sì Coin into Power of the Wild, perché anche se mi dovessi andare male, prossimo turno, è incredibile la trappola dei ratti, prossimo turno potevo fare l'anima della foresta. Così non è, perché abbiamo rivelato il suo segreto, ovvero la Rat Trap, incredibile, che ha avuto value il primo turno nella quale la stessa carta è stata giocata, e ovviamente arriva la Leash the Hound, lui smorca tutto face, sa bene che quella carta è... come tutto... ma perché ne uccidi una alla volta? Ma allora non è... ma che cazzo stai facendo, amico mio? Ma che cosa... cosa mi sta a significare sta cosa, man? Io credo che lei mi stia burlando allegramente, sai? Secondo me tu pensi che io sia un pazzo criminale, sai, carissimo? Ma se tu pensi di fregarmi il cliente, pensi molto male, amico mio. Pensi molto male. Io vado a fare Soul of the Forest. E fin qua non ci piove. Non ci piove. Una bella Wrath per 3... gliene tradiamo due e andiamo face. Questa non è explosive. A meno che lui non sia così bleffoso o da avere due Segugi, due Unleash the Hound, e quindi dico, vabbè, li indebolisco e il turno dopo li uccido. Oppure, questo è un bluff bello e buono per giocarmi l'explosive. Io, amico mio, ti faccio i complimenti se questo è un bluff, perché è geniale. È fottutamente geniale. Io per giocare un po' meno contro il suo bluff, chiaramente vado a tradare un po' i pezzi. Vado a tradare un po' i pezzi. Se questo è un bluff, amico mio, io mi alzerò in piedi e applaudirò. Vabbè, complimenti, amico. Non so che cazzo dirti. Cioè, tu hai fatto la giocata di Unleash, hai buttato un Unleash per non farmi pensare che sia explosive, quando invece era explosive. Rinnovo l'abbraccio, amico mio, anche perché molto ti sei ingulato con le tue stesse manine, amico mio. Io pesco per appunto una bella Soul of the Forest, che per appunto permetterà poi ai miei ragazzotti qua di arrivare belli in charge, rapidi, incazzati. Soul of the Forest verrà giocata, andranno a tradare questi ragazzotti arrabbiati e incredibili dalla vita. Secondo me... tradiamo anche lui, affanculo, me ne frega un cazzo. Il turno dopo abbiamo 2-8-8 in rush, signori, niente di... cioè, costo 4. 8 mana, 2-8-8 in rush. Se non aggiungiamo che magari mi gioca explosive, quindi questi mi costano 0. Peccato che non abbia un rush, sennò questa è la lethal matematica, praticamente. Però chiaramente qualsiasi cosa venga giocata, poi andrà a morire ammazzata. Top deck è il Secret Plan, alla ricerca ovviamente di explosive. Amico mio, se mi hai trovato top deckato il Secret Plan e mi top deck Explosive, non ti nascondo che saresti veramente un marrano. Un marrano. Testiamo. Ok, seriamente Explosive, amico mio. Hai veramente pescato Explosive. L'ha trovato. No, che cazzo è? Misdirection! Cazzo, quanti anni erano che non vedevo sta carta? Erano almeno 2000 anni. Ok, questi vengono giocati qua. Signori... Io li gioco, cioè io vado di arroganza. Questo mi gioca qua, me ne gioca quanti? 4. Io sti cazzo, cioè raga, a me non frega un cazzo. Cioè io me li gioco. Me li gioco anche contro le mura smortali. Me li gioco anche contro il... in realtà non posso giocare contro, vabbè, o uno o l'altro. E va bene, cioè amico mio, il prossimo turno è l'italona questa. L'unica cosa che può farmi male è che tu top deck i Secret Plan e in mano c'hai due Hunter's Mark e trovi Explosive Trap. Se fai questa combinazione, amico mio, dopo il tuo bluff di Explosive, c'è bruciarsi una Leash the Hound per bluffare l'Explosive Trap, per me, è la cosa più bella mai successa. Ma vi giuro, ne ho giocati ad Arton, ho fatto anni, sono 5 anni che gioco questo gioco di merda dal day one, una roba del genere non mi era mai successa, il mio avversario è un genio. E non lo sto dicendo scherzando, è realmente... cioè, amico mio, cioè, che te do di? Questa è l'unica cosa che ti posso dire, amico mio. Lui probabilmente vuole rimuovere anche lui, non ho capito il perché, ma probabilmente gli fa paura, che te devo di? Noi peschiamo un ultimate, purtroppo a turn earlier, e qua non me ne frega un cazzo, io, veramente, amico mio, dopo il tuo bluff tu meriti di esplodere tantissimo, cioè, mi hai fatto una poker face incredibile, amico mio, io ti faccio i miei più sinceri complimenti. Lo portiamo a portata di lethal, chiaramente, di Unleash the Ultimate,
E ce la siamo portati a casa, signori. Probabilmente farebbe male, sì, Rex RDK, se non contasse chiaramente che poi 8-8 più Hero Power sarebbe morto in realtà. Chiaramente, a meno che non faccia Rex RDK. Niente, no. io ci ho provato a dargli la soluzione, purtroppo non l'ha trovata, signori. Anche un Explosive qua, giustamente, non lo va a salvare per via dell'8-8. Tanti cari saluti, amico mio, è stato un bel piacere. Lei ha fatto una giocata geniale. Le do da lei, perché ho appena finito di guardare Aatrix, allora stavo dando da lei a tutti, allora mi è un attimo triggerato il cervello. Amico mio, i miei più sinceri complimenti, nonché condoglianze. Ciao carissimo, è stato un piacere. E va bene, signori, dai, prossimo game, molto rapido. Rapido per modo di dire, l'avversario ha voluto fare le cose particolari. Signore, prossimo game, vediamo di giocare il buco, cazzo. E la Madonna canta a casa mia, e Gesù Cristo canta a casa mia. Signore, un attimo solo, che devo andare su Twitch, perché devo vedere se ufficialmente posso ordinare la Lambo rosa o verde. Ma lo facciamo dopo, e dopo andiamo a vedere quale andrò a ordinare. Signore, ma iniziare una merda, Brutta, probabilmente molligo tutto, anche il Power of the Wild. Contro Rogue non è facilissimo. Non è facilissimo. Probabilmente contro Rogue la carta più forte che io possa pescare insieme a un'altra carta forte è per appunto il Living Mana più il Muco, perché mi permetterebbe di generare tutti i trade che il Rogue in tempo può giocare. Il Faldorei, tutti quelli che seguono. Spettacolare sta Wild Grow, due partite di fila. Amico mio, i miei saluti anche a lei. E poi per appunto, signori, andare a fare il Muco, e con il Muco cercare di guadagnare parecchia value tradando i Treant, riguadagnando il mana e guadagnando mana aggiuntivo questo turno, per appunto poi giocare per esempio Valiant Teacher, cose incredibili. Una carta che mi piace davvero tanto, un concept bellissimo. Sono veramente contento che abbiano dato la suddetta carta al Druidone, che anche da questo punto di vista aggro comunque dice la sua. Il token druid fatto versione 6x6 al 100% non è per niente male. Signor Punshire, oh, turno 2. Adesso ti dico io cosa puoi fare. Hero Power, passo. Ok, Hero Power attacco non lo stavo pensando, quindi mi scuso se ti ho dato del poco intelligente. Va bene, ok. Non è il massimo pescarla, penso, sicuramente dato che non abbiamo la Nourish. Ripeto, avere la flop Glorious Gloop e vedendo una board del mio avversario un po' prevalente di minion, insomma, con magari dei Faldorei o dei ragni che vengono per appunto pescati dalla Faldorei, sarebbe molto forte, perché andiamo a tradare, andiamo a generare value, andiamo a generare mana e poi per appunto ripopoliamo il tutto con combo imbarazzanti. Il mio avversario è lento, cioè è proprio lento, è un rogue lento. Adesso io non era una citazione a colento, però cazzo, io adesso dico, sei rogue, nel senso, o Fan of Knives in tempo o amico mio backstep e 6-7 trade. Cioè, amico mio, un minuto per fare sta giocata non era complicata. Cioè, l'ho pensata io che non ho mai giocato contro token e mi è venuta in mente al volo. Cazzo, amico mio, un po' di quello che si dice. Questa non è malvagia, sapete? Non è malvagia, mi fa pescare la Violet, ma dopo. Dopo, perché non voglio rischiare che per appunto venga value tradata dal 3-3 più magari un altro backstab o un danno randomico oltre a quello dell'arma. Va bene, la mano continua a essere abbastanza legnosa perché, ripeto, il flop Glorious Gloop sarebbe una carta fortissima. Fortissimo, immaginatevi nel prossimo turno, ragazzi, possiamo andare a tradare l'S67, 2 mana, abbiamo per appunto il mana aggiuntivo, gioco Mino, glielo andiamo a tradare, 4 mana, posso fare l'evocazione della quercia, andare a tradare gli altri due se dovessi giocare un altro minion e per appunto avere altri 2 mana, fare Vrat, cioè guardate quanto mana puoi guadagnare con il Muco più il Treant stesso, ricordandoci chiaramente che poi i Treant ci restituiscono il mana e il turno dopo siamo belli che a cavallo. Ok, lui opta per Hero Power into the... Ok, ha paura il ragazzo, ha paura e va bene. Questa giocata mi piace perché io riesco ad arrivare a 4 mana per poi fare l'evocazione della quercia. Con Cimatron stai bello che calmo, amico mio, stai bello che calmo. Probabilmente questo turno è Vrat, molto semplice Vrat, perché voglio ciclarla, tanto swipe per rimuovere. Questa purtroppo non me ne faccio una mazza di nulla, ma va bene. Siamo ancora lì, fermi, abbastanza in stallo, noi i nostri danni li stiamo pushando, quasi 10 danni glieli abbiamo fatti. Non ha modo di rimuovere i 2-2, non ha neanche modo di giocare poi la Auctioneer, nel caso fosse un miracle, che cazzo ne so, e noi siamo belli carichi per il turno a seguire. Questo è Coin Auctioneer, Coin Menestrello into 2 mana cosa, amico mio?
Into due mana cerca cosi e sei diventato un coso, come cazzo ti chiami? Sei diventato un Kingsbane di colpo? No, non sei un Kingsbane, amico mio, per appunto, quindi non capisco le sue giocate. Sono è strano, ragazzo. Prima c'era un Hunter strano e mo c'è questo che è pure ancora più strano, cioè non... è strano, è proprio strano. Vabbè, io continuo a sborcare danni. Lui di cure, a meno che non giochi Ziliax, non ne dovrebbe avere, quindi... Partendo dal presupposto che potrei sparare Ultimate faccia e Swipe faccia, significa, ragazzi, che io ho già 9 danni in mano. Già 9 danni in mano. Se contiamo che abbiamo 2 mana dei Trent quando muoiono, siamo a 7, il mana del turno 8, il mana della Wild Grow 9, io fra 3 turni potenzialmente ho l'Italy. Per dirvela, no? Ok, lui per appunto gioca il banditore, questa è una prep, questo probabilmente sarà un Eviscerate più l'Hero Power per uccidere il coso. No, è un Fan of Knives, amico mio, se non hai Backstab... probabilmente sei fermo di ciclaggi, va bene? Quindi lo swipe cambia velocemente target per girarsi verso il banditore. Si gira verso il banditore? No che non si gira verso il banditore. No che non si gira verso il banditore, perché questo 8-8 in charge, in rush, fa male. Fa molto male, amico mio, perché tu hai già usato Eviscerate. Vilerba costa 5 mana, perdi tutto il turno se fai Vilerba. Quindi Vilerba costa 5 mana, il 3-4 rimane giù. Io un mana lo guadagno dal Treant, un mana dal turno, ti sparo Swipe Face e il turno dopo muori di Ultimate Infestation. Quindi, amico mio, 2 turni sei sotto scacco. Scacco matto, amico mio. In più voglio vedere come gestisci la board, perché se non la gestisci chiaramente sei morto anche un turno prima, amico mio. Cioè il prossimo turno quando attacchiamo. Io stavo osservando il Concimatron e si sta domandando, te lo dico io, il ragazzo si sta domandando: sto realmente perdendo da uno che gioca il Concimatron? Sto realmente perdendo contro un Treant Token Druid? La risposta, amico mio, la sai qual è? La risposta è sì, carissimo! Infatti lui sta temporeggiando e basta, perché lo vedete benissimo che ha il mouse fermo così. Probabilmente il ragazzo è basito, suave sito, e sta dicendo: io che cazzo devo fare? Io gli dico: che cazzo ne so, il problema è che io sto registrando, cazzo, ma se sapete di aver perso, esco con Seed! A quale scopo, amico mio, tu devi star lì, perdere tutto il turno, uscire, incazzarti, arreggiare? Esca con Seed e incazzati dopo. Cazzo, mi vuoi veramente così male che hai perso contro un mazzo di merda? Che poi tu sei un mazzo di merda, sei il mio mazzo bello. Solo perché fai schifo, amico mio, mi vuoi del male? Io potrei fare la stessa cosa, però mi limiterò a dirti: no, guarda, ho top deccato Swipe, ti ucciderò con il Concimatron davvero. Vabbè, signori, 2 game vinti così, io spero il terzo di farvi vedere la value del Gmuko. E quindi, signori, l'unica cosa che vi posso dire è: andiamo al prossimo game, ragazzi. Amico mio, uno con la testa. Adesso, su sei un rogue lo stesso, e va bene, sei un rogue, amico mio, non ci posso fare niente, sei come quello di prima. Amico mio, uno che abbia il cervello direttamente connesso con il resto del corpo, amico mio. Le chiedo solo questa cortesia, poi per il resto faccia quello che vuole, giuro, non gli do fastidio. Carissimo Magnibi, se mi stai ascoltando, se mi guardi, se mi conosci, se bestemmi anche tu, un game serio. Madonna, che mano, porca puttana! Non commentiamo. Allora, in questa partita, secondo me, vi farò vedere la value del carissimo Muclo glorioso. Che poi come fa cazzo fa il Muco a essere glorioso? Cioè, mi immagino uno sgatarrazzo per terra. Vabbè, che poi vomitate, mi dite: ma poi non guardo più i tuoi video, vomito. Allora, signori, la mano non è per niente male. Questa volta abbiamo la possibilità di vedere un parte di quella che è la combo insieme a i boschi fatui, alla mana vivente e per appunto alla Muco glorioso. E il mio avversario è un Maligos Rogue. Allora, non è male il fatto che sia Maligos Rogue. Il problema è che non è neanche bene, perché se, come persona skillata, a quale io non sono mai, dovesse avere già il menestrello o addirittura Fan of Rams questo turno, questo è un problema. Non è un... Stavo scherzando, non è assolutamente un coso. È probabilmente quindi un coso. E vi faccio notare come... Adesso io ve lo dico, io questo turno potrei fare Ultimate Infestation. Io questo turno potrei fare Muco Glorioso 4 mana, trado 1, 2, 3, 4 Wisp. 4 Wisp più 1, 5 con la coin Ultimate Infestation. Potrei fare a turno 5 Ultimate Infestation. La mia domanda è: ne vale la pena? Questo non lo so, ragazzi, questo non lo so. Credo di no. Cioè, che potenzialità ha questa carta? Che potenzialità? Turno Ultimate Infestation a turno 5 rampando una volta, signori, una volta. Faccio vedere che potenzialità ha sta cazzo di carta realmente. Probabilmente andrò di Power of the Wild, andando a buffare quindi i miei servitori.
spreco, tra molte virgolette, quella che è la coin per swipeare il mio ragazzotto, in modo che la mia board venga bella preservata e possa per appunto attaccare il faccino del carissimo Rogue. D'altra parte, ragazzi, se dovesse avere pescato un ragno, o se questo turno dovesse fare SI7, quindi andare a mettere un pezzo in board in modo da poterlo tradare, è chiaro, ragazzi, che il Muco Glorioso creerebbe le cose. Spionaggio accademico non me lo aspettavo mai, never. Beh, va bene, abbiamo avuto il carissimo ragazzo. Allora, questo turno posso fare una cosa figa. Se faccio mana vivente, anzi, se faccio il Muco Glorioso, into mana vivente significa che ho poi mana per buffare tutti quanti. Quindi vi faccio vedere la play. Andiamo di Muco. Quindi qualsiasi minion muore questo turno andrà a rigenerarmi mana. Andiamo di mana vivente. Prima, dopo, perché così buffo più roba. Dopo 5 mana. In realtà, oddio, questa non la so. Aspetta. Se io trado questi, c'ho 2 mana, me ne evoca 5. Io c'ho il mana per fare Power of the Wild, giusto? Io preferisco... è indifferente, completamente indifferente. Se io facessi il Living Mana ora... E no, cazzo, io in questo modo c'ho dei cose in più. Quindi il Muco Glorioso mi garantisce la possibilità di riempire board di roba, giusto? No, vedi cazzo che sbaglio. Porca maiala maledetta. Vedi che dovevo farlo prima. Io non ho mai capito sta interazione qua che ti svuota tutti i cristalli, ma li puoi usare, ma te li svuota. Non ho mai capito. Fatto sta che se al secondo Fan of Knives mi punisce. Se non ce l'abbiamo vinto. Il Muco Glorioso ci ha permesso di fare una versatilità a turno 4 nella quale avremmo vinto. E a turno al turno precedente, se avessi fatto giusto l'ordine, di giocare per appunto Power of the Wild. Gratis, perché era completamente gratis, dato dalla value della carta stessa. Qui peraltro adesso purtroppo non ce l'ho più, ma questa è Lethal purtroppo di Lethal, perché cazzo merda, l'unica volta che pesco il Muco è massacro con un avversario, ma rimma merda, non ho niente, cioè vabbè, che te devo dire, niente raga, questa carta è forte, mi piacerebbe farvela vedere meglio, ma vabbè. Amici miei, avete visto la value di questo Treant mucoso druid? Ragazzi, chiaramente mi dispiace avervi fatto vedere solo in una partita la value del Muco Glorioso, ma chiaramente avete visto quanta potenzialità aveva, perché se io avessi fatto, ragazzi, i trade a turno 5 c'era Ultimate Infestation. Io ringrazio chiaramente, ragazzi, tutti quelli che hanno guardato il video fino a qua, tutti quelli che hanno lasciato un bel like tattico, un commento, una condivisione o si sono iscritti al canale per supportarmi tanto, tantissima roba, ma soprattutto